Porta maestro, dire, io ho messo che se in realtà ho iniziato da prima proprio perché la connessione era instabile. An Ediz, hi, hello to you. Allora, io ho messo nel titolo che avrei messo un titolo, metteremo un titolo più tardi, perché come l'altra volta ho l'opportunità di mettergli. Allora, fra tutti quanti riusciremo a parlare di qualcosa. Intanto che mi dico, Anediz, are you fine? Yes, I'm fine, thank you. How you have a happy have a happy un mio gastronomia casareccia che io di video che ho fatto ieri sera a cena e cucinavo, pensate voi. Però dopo questa live voi potrete apprezzare 30 minuti che parte una per 10 minuti. Ortus blocus vegetarianus, maestro, hai dei problemi con la linea? Moltissimi. Ho fatto un video, è venuto perché mentre cucinavo la rucola, però volevo, non sto in linea perché c'ho il wifi ADSL lento. E dicevano il video che ho fatto su Matteo Montesi, che poi in realtà è stato Dario molto interessante. Cose da dirvi di Howard Philip Lovecraft? In questi ultimi racconti, il quarto tomo, o per conto di altri, il colore venuto dallo spazio. Invece, adesso vorrei che tutti voi mi raccontaste qualcosa, mi commentaste qualcosa. I like to speak about one piece. Please do some ask. Some question to me and I will ask and I will and Luna, la linea salta a causa di quelle collane. Una di una DSL. Come direbbe Fantozzi, una cagata pazzesca, 26 megabit la DSL che io ho, un cellulare stravecchio. Buonasera Lone Wolf, come stai? Ben trovato, buonasera, buon pomeriggio. Quando rispondo ai commenti nei miei video auguro già in anticipo buonasera, buonanotte, sogni d'oro, buona domenica e buon pomeriggio. Io sto bene, grazie, a parte il mio wifi che è una DSL a 6 megabit o da 3 megabit, poi molte volte il traffico è molto più lento col dispositivo vecchio che ho, che a malapena posso fare una live. Comunque vi volevo annunciare, Luna e Lone Wolf 74, che sto anche caricando, forse per quello che è lento oggi il wifi, sto caricando un video tutorial di gastronomia casa.
Casareccia che ho filmato e partirà come Lone Wolf, sei una donna. Perché allora, ciao amica, scusami se mi sembra che nelle risposte che c'è una domenica ogni tanto salta, purtroppo, e quando non salta con la connessione lenta, adesso ho scoperto perché sto caricando col cellulare, faccio la live e col computer fisso sto caricando la premiere e il video di gastronomia Casareccia di ieri. Allora, cara Lone Wolf 74, e purtroppo è parecchio disturbato perché io stesso mi sto connettendo con due dispositivi e sto col computer da scrittore cercando un video, una premiere che in 40 che ti ho fatto. Allora dovrò correggere se ho messo caro amico, perché uno istintivamente traduce. Grazie. Io non so quando appare la scritta, la tua connessione è instabile. Aspetta, perché a volte appare la scritta, la tua connessione è instabile. Ma io sto caricando un video PC che non è per il mio router. Infatti prima non riuscivo a connettermi con il cellulare perché sto nel computer caricando. Cara amica, scusami se ti trattavo da amico. Non dici lupo, lupa. Dici Wolf, ha prevalso il genere maschile, però mi sto lasciando crescere dei baffetti. Veramente sono uno schifo perché crescono larghi ma molto radi. Quindi, come dire, io poi vi farò vedere in un altro video. Mi ero fatto crescere la barba e mia madre mi dice: no, tagliati quella schifezza. Poi mi vuole pure tagliare i capelli. Io li pettino in questo verso, perché se li pettino da quest'altra parte c'ho più capelli bianchi qua, no? Sotto, e così rimangono coperti. E guardate un po', ho già un po' di capelli bianchi. Vabbè che mi sono iniziati a crescere a 35 anni, ma due o tre peletti. Ma adesso il 20 sto rimanendo con i capelli bianchi, ma ancora non si vedono, perché per fuori faccio la riga dall'altra parte come ho fatto in questi giorni, pieno di capelli bianchi. Ma quello che invece, che non mi faccio crescere la barba, che mi facevo crescere qua alla Nerone con un viso largo, perché c'ho un mucchio di peli bianchi, vedete, argentati. Mi cresce più peli bianchi nella barba. Guarda le bassette come sono bianche, guarda capelli bianchi qua, guarda le bassette bianche che c'ho, pazzesco. Ora, se mi lasciassi la barba bianca come Mario Circello, ci avrei la stessa barba bianca di lui. Guardate qua. Io faccio così, mi spettino. Sono pieno di capelli bianchi, argentati, dorati no, mica so biondo, però so pieno di capelli bianchi. Fortuna che crescono sporadicamente, guardate, vedete, i capelli nella nuca non ti dico, ma qua sono pieno di capelli bianchi, per fortuna crescono isolatamente. E poi rimangono coperti dagli altri, eppure sono pieno di capelli bianchi. Quando mia madre mi taglia i capelli, cascano a ciocche anche i capelli bianchi. Io ti vedo malissimo, forse sono miope. No, è che questo cellulare c'ha una risoluzione mostruosa di 3:20x2:40, una cosa del genere. È veramente pazzesco. Leggi bene, ho scritto nerissimo. Sì.
Leggo bene, sì. No, sai che succede? Che pure su questi occhiali mi ci sono seduto sopra, li ho riparati. Ma anni fa, 2 anni fa, ho dovuto andare dall'oculista che non vedevo più bene da vicino. Di solito da vicino vedo bene, ma ho fatto gli occhiali a 18 anni, dai 18 anni, quando ho preso la patente. Che non vedevo più bene da lontano. A scuola non me ne accorgevo perché tanto nella lavagna ci guardavo nulla. E a scuola. Però ho fatto 1 o 2 anni fa, credo 2 anni e mezzo fa, forse 3, gli occhiali bifocali. Mi ci sono seduto sopra un sacco di volte, oltre a essersi corti, si sono rotti a questa altezza. Allora li incollo una volta, li incollo 2 volte, mi cascano sempre. Così, per esempio, ormai si sono afflosciati, mi cascano sempre. E si toglie il ponte del naso. Gli altri occhiali li devo appiccicare, per fortuna che si possono incollare con l'ATAC, non con l'autobus. Se li metti sotto la ruota dell'autobus non incolli più, ma con l'attaccadanto si stanno. Allora non li uso ormai da 6 mesi e con questo non leggo da vicino. E tu mi vedi nerissimo, però guarda che c'ho dei capelli bianchi se guardi meglio. I peli argentati, no, nero, ma è proprio perché crescono sporadici e altri li coprono. Che se tutta questa capelli bianchi che ho facessero una frangia, sarei come Indira Gandhi. Hai visto le foto di Indira Gandhi che c'aveva il ciuffo bianco? Finalmente io ti vedo ridere, mi si apre il cuore. E che mi tiene tensionato questo fatto. Sì. Orto biologico vegetariano, non fai la tintura? No, perché ecco, la tua connessione è instabile. Aspetta mentre tempo di ristabilirla. La tua connessione, vedete, l'avviso che sta per partire la premiere al mio tutorial di gastronomia casarese. Ho filmato ieri e sto caricando la tintarella, la tintura, la Perché innanzitutto costa. Il vostro amico dovete sapere che, caro Hortus Biologicus Vegetarianus, è disoccupato. Poi, perché per il momento i capelli oscuri o neri, come dice la nostra amica De Luna, possono coprire gli altri. Fortuna mi crescono così sporadicamente, rimangono sotto, pure quando mi taglio i capelli corti. Zero, anche se si vedono bianche. Barba me la taglio, questi baffetti come vedete ci hanno dei peli bianchi, ma prima o poi li taglio perché mi danno fastidio, insomma crescono come un pettine, sembra che c'è un pettine, non crescono forti, crescono. Io sempre che mi sono lasciato per esempio qua il pizzo mi veniva tutto folto, ma mi veniva pizzuto, cioè la barba mi viene appiccicata alla faccia, ma io la voglio bella punta la barba, invece no, e poi alla fine mi dà fastidio, mi irrita. Quindi prima o poi gli taglierò i baffetti. La barba non è un problema se mi viene bianca. I capelli per fortuna rimangono sotto i capelli bianchi, oppure ancora si occultano. Mio padre usava Grecian 2000, veramente tingeva i capelli, pericoloso. E io non so se comprare delle tinture tipo Grecian 2000 oppure non so che fare, perché tanto alla fine poi non spaventatevi che fra poco magari interrompo questa, dicevo, non faccio la tintura prima perché non ho soldi da spendere e perché non c'è il colore naturale, non so di che colore farmi, il nero corvino, no, meglio
nero con la birra piuttosto che nero col vino. E poi, perché non so, dovrei tingere. Molte volte no, non si tingono i capelli. Ci sono persone che hanno i capelli bianchi come me, che gli crescono argentati, platinati, e che non assorbono la tintura. La tintura ti fa venire grani in testa. E quindi alla fine, perché 26 gennaio faccio 51 anni. Quindi perché non ho mai fumato, non ho mai bevuto superalcolici. La trasmissione, la connessione lenta, la connessione, mi sono sempre dedicato alla lettura, non mi sono mai strapazzato fisicamente, quindi ho la ridere cara luna di questa connessione lenta che mi fa saltare i nervi e mi si tiene i nervi di punta. È tutto lento qua, non riesco neanche a accedere ai commentari del canale, tutto lento. Però ecco, me la butto perché veramente non se ne può più, che si vede, perché sto, voglio vedere se è partita la Premier. Vi informo che mancano meno di 16 minuti di Gastronomia Casareccia, meno di 16 minuti, che il computer la sta caricando, per quello che purtroppo ho il wifi lento che ogni tanto si interrompe. Sto caricando dal computer la premiere del video che ho fatto ieri di Gastronomia Casareccia, che è venuto uno schifo di video, perché io cucinavo filmando col cellulare il Nokia. Tanto bevo un po' di vino, ma giusto un dito. E birra, però non tocco i superalcolici. E quindi fra meno di 16 minuti, se potrete, potrete guardare la Premiere, partecipare. Io non so se potrò partecipare nella chat. E adesso vediamo, da un momento all'altro interrompa Rosario Buddista, che poi si è stato con la cortina. È sempre questa connessione instabile. Il bello delle live è quello di rispondere. State seguendo in tre, in due, non fa domande, non partecipa alla chat. Chissà, è la miseria. Sempre questa connessione lenta. Io adesso taglio sempre questa connessione lenta. Ma fatemi delle domande. Voi mi seguite, adesso siete in due. Fatemi delle domande tu, perché se no molti poi diranno: un video di 30 minuti, ma come può essere? Ma sì, ma però questi baffetti da Sparviero, come diceva della Mediaset. E se avete delle domande da fare, fatemele. Poi mi raccomando, se volete supportarmi, io non faccio come quelli YouTubers che dicono, infatti l'ho detto, lo dico adesso, a video mi danno la PayPal. Io ho provato con Patreon, ma non so come funziona, non so come fai uno strano accento. Sì, sono di Roma, vivo a Casal Palocco, penso l'accento romano, ho una forma di parlare l'italiano neutrale. Io parlo il fiorentino moderno, verso il calcio, anche attraverso, e vai che parte la connessione instabile. Instabile. E veramente
anche attraverso il calcio tutto il nostro peggiore campanilismo, regionalismo, provincialismo si è sempre espresso. Approfittano solo di tifoserie contrarie per scannarsi. La S è molto pronunciata. Beh, forse qualcosa di Roma. A Roma si pronunciano le S, e poi una cosa particolare è che quando ci va la doppia non si pronuncia, quando non c'è la doppia lettera si pronuncia. Per esempio, hai visto lo Strarompi, quel personaggio televisivo di tempo fa? Vedi chi c'è? Ecco, che non si deve, adesso non mi viene in mente, ma è Tesorarella. Come, guardati il film di Bombolo con... E i colori non è... Ho scoperto in questi giorni un cantante, uno dei pochi cantautori di musica leggera che ho sempre ammirato, Franco Battiato, che io sapevo che era discepolo di Gurdjieff, però lui ha cantato molte canzoni sulla cultura turca, turcomanna. Denaro Gelmini, ciao Sant'Enciano, un saluto e un like. Purtroppo adesso sono impegnatissimo, ciao, a presto. Un video tutorial di gastronomia di girapiedi e sto caricando adesso nel mio computer. Tra poco ci sarà una premiere che tu potrai vedere in un secondo tempo. Adesso in comune una premiere, e quindi vi sarà arrivata con la rucola, l'olio, l'aglio a crudo e dei tocchi di carne di maiale. Dei tocchi di carne di maiale, che poi purtroppo mi sono scordato di fare l'impiattamento, ma ho filmato tante cose superflue. Caricavo la pentola d'acqua, come ci mettevo il sale, come prendevo le cose dal frigo e dalla cucina. Che bisogna fare per cucinare un piatto? Non ho potuto filmare come tagliavo l'aglio, come tagliavo la rucola. Non ho potuto filmare come salutavo l'aglio, come il cellulare in mano, il Nokia Asha 302, per farvi un'idea, che purtroppo mi si è rotta la filmatrice. Ma io non faccio come molti youtuber che danno la PayPal, Patreon. A me Patreon non mi ha funzionato. Io vi chiedo dei commentari sotto questo video e condividete i miei video, affinché commentate e condividete, affinché anche altri possano commentare. Io commenterò un video vostro per ogni commentario, un solo video 30 volte dicendo like, perché io ho commentato solo un video, un commentario mio per un commentario vostro a video. Quindi volete che vi commenti 30 video mettendogli like? Dite bel video, mi è piaciuto, cambiate un po' di commentario a 30 miei video. E fate commentare anche da chi necessita entrare a parte della mia community. Iscrivetevi al mio canale, azionate la campanella, commentate quanti miei video più potete, e io mi iscriverò al vostro canale, azionerò la campanella e commenterò lo stesso numero di video, ve lo prometto. È così che funziona. E poi dico, dopo 36 minuti di live, perché io non ho fatto Hortus Biologicus Vegetarianos, si blocca sempre, purtroppo. Ecco, il wifi, a volte ci sono giorni no, come oggi. Faccio prima a caricare le premiere e i video, poi i video li carico sempre in premiere. Adesso vi saprò dire.
Vi informo, cari amiche ed amici, che mancano a che parta la mia premier Bucatini, aglio e olio con della rucola tagliata, fina fina. Avevo della cena precedente, cioè ieri sera ho fatto quel video, della cena precedente dell'altro ieri, e tocchi di maiale. E allora io gli aggiungo quei tocchi di maiale, giro poi la pasta, faccio vedere come l'aglio lo volevo schiacciare, ma poi alla fine l'ho tagliato fino fino. E quindi poi ho impiattato, mettendo i tre tocchi di maiale in un piatto fondo, questa pasta con la rucola. La rucola l'ho messa cruda e l'ho con e l'aglio, l'olio a freddo. Sono rimasta solo io, vedo uno, io vedo tre, io te e una. Io non so, io vedo tre, ma si vede che conterà anche adesso. Io vedo due, 5 like, vi ringrazio per tutto l'appoggio che mi avete dato. E che dirvi, che la live continua senza argomenti. Vorrò fare altri video di Matteo Montesi, perché mi sembra che ultimamente non mi stanno arrivando più notificazioni. Come l'hanno rilasciato, è uscito fuori, si è curato e poi alla fine ha smesso di fare video, perché addirittura non ricarica più video vecchi. Io voglio vedere se il canale non gliel'hanno cancellato. Magari sta sotto l'affidamento di un tutore, di qualche parente, familiare o assistente sociale. E costui? Beh, cerca nel mio canale De Luna, ho fatto molti video, cerca Matteo Montesi, lì troverai tutte le risposte alle tue domande. E è uno che faceva dei bucaggi e ultimamente si è incendiata una vecchia cascina che stava in vendita a più di 500.000 di euro dopo un suo bucaggio, e lo hanno arrestato. Forse gli hanno obbligato a fare un TSO, trattamento sanitario obbligatorio. Poi dopo circa un mese nel suo canale si continuavano a caricare, come ha sempre fatto in precedenza, video vecchi anche del 2012 o anche di prima, ma circa sì, lui entra in strutture, case abbandonate, centrali, fabbriche abbandonate, filma. Ma dopo che ha incendiato dicono che ha incendiato, non si sa, è riuscito fuori, ha iniziato a fare dei nuovi video. E comunque l'avevano denunciato i parenti anni fa, e adesso non carica più video. Stava, dicono, detenuto a fare il trattamento sanitario obbligatorio, qualcuno caricava i video al posto suo. Anni fa, due anni fa, ha ricevuto delle denunce e lo hanno portato in tribunale perché ha fatto dei video diffamanti, gli hanno chiuso il canale. Allora io ho fatto dei video. Ma perché hanno chiuso il canale a Matteo Montesi? Sì, credo, anche perché lui non si fa. Io non conosco Paolini, non conosco esattamente come sia Giuseppe Simone, ma calcola che tipo Giuseppe Simone. Il Giuseppe Simone delle intrusioni, per esempio, l'hanno denunciato perché è entrato Matteo Montesi in una base abbandonata della NATO, mettendo a repentaglio la propria salute e quella degli altri. Poi è entrato in una casa che c'aveva il pavimento di legno fradicio ed è caduto nello scantinato, si poteva rompere la testa o le gambe. Poi in un video entra in una casa abbandonata, che poi è quella che alla fine mi sembra brucia, di una cartomante, e c'era una bottiglia, e che è questo? Birra, vino, annusa e dice no, è orina, e versa tutto, cioè va a toccare l'orina, va a toccare. Guardati che in un video che in realtà è un radioprogramma di Speaker, non mi pare un genio, anche se non lo conosco, guardati
in uno dei video che ho caricato, che in realtà è un radioprogramma di Spreaker che ho salvato in YouTube, proprio che hanno fatto un commentario, io l'ho letto questa mattina, dicendo ciò che soffre Matteo Montesi è che ormai non gira più video perché non glielo permettono. Quindi cerca nel mio canale che ho degli episodi di Spreaker, oltre a dei video che ho girato, perché ogni tanto non mi va di girare dei video. E il bello dell'applicazione Spreaker è che può fare dei radioprogrammi che puoi salvare in YouTube come dei video. Quindi andatevi a cercare i radioprogrammi trasmessi con Spreaker. Comunque cercate Montesi, Matteo Montesi, e troverete che anche io ho fatto un bucaggio ironico. Naturalmente non invado la proprietà privata di nessuno, ma mi trovavo in un vivaio e ho voluto fare, fra parentesi, un bucaggio alla Matteo Montesi entrando in una casetta per bambini. Mettono le giostre, le casette, le bicocche, le cicocche in modo che i bambini si intrattengano e io sono entrato e ho estrapolato quel brano da un mio video che avevo girato in quel vivaio anni prima, nel 2013-2014. E 1 o 2 anni fa ho estratto quel video, quella parte, quel brano di video dove entro, faccio il bucaggio alla Matteo Montesi. Ecco, scusate che me ne sono dovuto andare, ma ho visto nel computer che già si è caricata la Premiere e sta per partire da un momento a un altro. Da un momento a un altro ci sarà il conto alla rovescia dei 2 minuti, per cui da un momento a un altro, fra 2 minuti, potrete vedere la mia Premiere di Gastronomia Casareccia. Sono gli uccellini in sottofondo, strano a quest'ora col buio, o forse non sono uccellini, no, sono degli avvoltoi. No, è che io tengo della musica rilassante. Hai presente quella New Age, Bosco, queste cose qua? Ecco, nello stereo c'è quella musica. Poi quando potrò, ad esempio, io ho fatto un video rilassante. Sulle onde del mare, ne ho fatti due. Hai presente quel video che ho caricato sull'acquario, no? Con i pesci? Ebbene, naturalmente non sono andato a registrare la musica nel mare e mi hanno reclamato i diritti d'autore. Volevo anche mettere questa musica. Volevo mettere della musica. Comunque qua è pieno di alberi.
e al crepuscolo si ritrovano. Comunque guardate qua. Morning Sun Birds. Gli uccellini della mattina, il suono degli uccellini della mattina. Morning Sun Birds. Morning Sun Birds. Infatti è quello che c'ho nello stereo nella sala. Relaxation e meditation with nature. Queste cascate, corsi d'acqua, l'ho comprato a Miami negli anni 80. Infatti mi sembra che mi manca un CD. Relaxation e meditation with music nature. Corsi d'acqua, montagne, queste cose qua. Nello stereo ogni tanto lo lascio, passo. Vediamo, speriamo che non mi manchi nessuno. Ne manca uno che non riesco a trovare. In realtà l'ho copiato su un CD. Ho tolto l'audio di quel video perché mi dava ansia. Quello dei pesciolini l'ho guardato e basta, in silenzio. Ridere mi sembrava strano a quest'ora, gli uccellini. E no, lascio ogni tanto per la casa, sono un po' new age, anche se non amo la dottrina new age, però lascio le candeline, gli aromi. Una volta bruciavo gli incensi, poi mia madre è diventata allergica. Allora vabbè, di sicuro è partita la premiere del mio video Gastronomia Casareccia. Comunque anche un fenomeno, l'impatto dell'urbanizzazione sul medio ambiente. Io in strada molte volte, anche di notte, sento un cinguettare, sento qualche cosa di strano, che l'illuminazione dei lampioni non fa dormire gli uccelli. Hanno fatto un documentario di come nelle più grandi metropoli in pratica gli animali si stressano perché stanno svegli pure di notte, perdono l'istinto di dormire di notte gli animali diurni, perché possono trovare il cibo nella spazzatura tutto il giorno, tutta la notte, nelle pattumiere, e l'illuminazione dei lampioni vicino ai grandi alberi fa che per loro sia crepuscolo o sia l'aurora tutta la notte, e allora gli roviniamo il loro ciclo lunisolare. Quindi il nostro impatto sugli animali è tragico, veramente molto negativo. Quindi può darsi che ci sia anche qualche uccello fuori che lui, più che essere il crepuscolo, è giorno. Ci sono i gufetti notturni. A volte sembrano urla di donne. Adesso vado un po' a vedere.
Cari amiche ed amici, una notte mi ero spaventata e lì ho registrati, poi ho scoperto che era un assiolo. L'ho scoperto sul tubo, cioè in rete. Cari amiche, cari amici, e per premier, io sono andato a rispondere a dei commenti, dei saluti sulla chat da parte di Lolotez e di un'amica che ho, e quindi non so se interrompere qua live oppure no, però se vi interessa andate a guardare, o adesso o dopo, perché tanto è una premier, la mia premier di gastronomia casareccia, come faccio i bucatini. Poi mi raccomando, De Luna, cerca Matteo Montesi nel mio canale di YouTube e scoprirai delle belle, scoprirai. Quindi, come dire, poi qua c'ho i problemi della configurazione del computer, va bene. E mi raccomando, statevi bene. E grazie per seguirmi così tanti. Ogni tanto qua indica 4, 3, 3, 4, 6 like. Nina in America, hello, how are you Nina o Naina, thank you very much, have a good Sunday. Vedo che vi conoscete, Nina e De Luna, benissimo, mi fa piacere. Nina, there is a premiere of gastronomic to see it. I have filmed myself cooking yesterday night for the dinner. A recipe of bucatini with oil and garlic. Quindi I'm very fine. Veramente no, ma è sempre un piacere conoscere persone gentili, dice De Luna. Bene, allora Nina, there is a premiere on my channel if you like to see it. In my computer now I'm going off the live because there is spinning. What do you mean, Nina? Spinning. Comunque ringrazio cari amiche, cari amici, per quelli che già mi hanno seguito nella live e quanti mi seguiranno, di avermi seguito fin qui. Se voi volete che io parli di un argomento, o se voi volete esprimere dei giudizi su questo video, mi raccomando, lasciate un commento qui sotto, date like al video, iscrivetevi al canale ed azionate la campanella e condividete questo video affinché anche altri possano commentarlo. In questo modo mi aiuterete tantissimo. Nina, are you doing spinning? La tua connessione in estate. Are you doing physical exercise? Are you doing gym? I will turn on. I gonna go taking a shower and
Sì, mai gastrona tutti, ho fatto un'ora. Purtroppo devo interrompere qua, mi interrompe il wifi. Commentate questo video, dategli like, iscrivetevi al canale, accennate la campanella, condividete questo video affinché anche altri possano condividerlo. E poi ricordate, a video, non tanti in un video, un commentario a video, non tanti in un video, e più video vostri io commenterò. Non è che come un amico mio voi commentate 30 volte lo stesso video aspettandovi che io vi commenti 30 video. No. Guardatevi e commentatemi 30 video miei, o di più, io ne ho più di 1000, e io vi commenterò, metterò like a 30 video vostri o a 50 o a 100. Magari non lo farò lo stesso giorno se lo farete in tanti, ma ogni commentario a video, io vi commenterò un commentario a video. Voi mi commentate 30 video e io vi commenterò 30 video vostri. Mettetegli like o dislike se volete, commentate il video, azionate la campanella e dite ai vostri amici che vogliano dei commentari video e visualizzazioni di fare lo stesso. Si creeremo una community. Non importa se saremmo noi iscritti, l'importante è che per ogni video che i vostri amici vorranno che io guardi, loro commentino un video mio. E questo vale per voi e per i vostri amici, quindi portate degli amici a commentare i miei video, io commenterò i loro in proporzione a quanti commentari metteranno sotto i miei video, e questo vale anche per voi. Mi spiace di interrompere la live qua perché interromperei il vostro dialogo, la vostra chat, che poi è bello. Faccio una live affinché qualcuno mi suggerisca dei temi e invece la gente parla fra di loro. Volevo tagliare adesso, ma se la nostra amica Nina non risponde alla nostra amica De Luna, rimango male. Ah, io parlavo con tutti, grazie. E spinning credo che sia quello, anche se per quanto ha risposto yes, spin, non I'm not sure what you saying, but I will turn on for you. Cioè, sì, spin, io non sono sicura cosa tu stai dicendo, ma io ritornerò per te. I will back. E quindi non so che cosa abbia voluto dire perché è enigmatico. Nina parla con il linguaggio di ogni giorno, l'inglese. Lei che è di origine, mi sembra, filippine o thailandese, e parla il linguaggio di tutti i giorni. Io che appena parlo l'inglese scolastico non riesco a capire che cosa voglia dire. Per me è rimasta una frase oscura. Che volete che vi dica? Adesso siete in tre a seguirmi, aspettatemi un attimo. Che vorrà dire De Luna con I will turn on for you? Ah, poi hai cancellato un messaggio. Ma che significa che la nostra amica Nina accenderà
turn on per te. I will turn on for you. Accenderò per te. Vedrai il mio video per me? Non lo so. Mi piace lasciare questa live, ma ormai siamo arrivati a un punto morto. Mi piace lasciare questa live, ma ormai siamo arrivati a un punto morto. Ma rido dalla stanchezza, ormai sono stanco. Ho fatto una live di 1 minuto e 6 senza avere molte argomentazioni, soltanto perché avevo la possibilità di farlo. L'ho fatto per tutti voi mentre si caricava la Premiere. La Premiere si è già caricata, adesso gli devo mettere i metadati. Ma ormai significa che... Ma adesso siete 2, siete 3, magari arriverete a 5. E io ogni volta che ci sono 5 più persone non ho il coraggio di tagliare. Ma purtroppo mi si sta surriscaldando il cellulare. Io conto nella vostra comprensione. Poi 1 ora e 7 minuti 36, perché sono stato leggendo lo schermo. Amica pomeriggio, cari amiche e cari amici, buona merenda se la fate, buona domenica sera, buona domenica notte, buona notte, sogni d'oro. Adesso siete in 4, mannaggia, e non ho il coraggio di tagliare. Però ormai ho fatto 1 ora e 8 minuti e non so chi mi stia ascoltando. La connessione è lenta e instabile, si vede tagliato. Oggi non è... Adesso siete in 6 e io vi saluto tutte e 6. Adesso siete in 4. Devo prendere il coraggio a piene mani per dire ciao ciao. Ecco, siete in 4, vi ringrazio di seguirmi, ma ormai devo chiudere la live, perché la connessione sta diventando sempre più instabile. La connessione sta diventando sempre più instabile, anche se adesso siete in 4, siete arrivati a essere in 10 in alcun momento. Però purtroppo mi fa impazzire questa connessione, mi leva fuori dalla testa, non ne posso più. Si taglia ogni 30 secondi, allora non voglio rimanere inchiodato 1 ora. Vi ringrazio di seguirmi, adesso siete in 5. E io dico, mi faranno delle domande, invece non entra nessuna domanda. Allora, mi posso considerare soddisfatto? Ma a me che se mi taglia la connessione ogni 30 secondi, ogni minuto, e rimango 2 minuti sospeso, che non so... Shining, no? Jack Nicholson, una forza in Shining. E l'attrice scappava, lui, vieni qua, come andava lento, no? Rompe la porta col coltello, che non si sa, è un'accia, no? È un coltello, c'aveva un coltellaccio da cucina. Hai visto quando... Il buco che fa nella parete o nella porta sta la guarda, Shining, la scena più forte di quel film, il resto è più debole. Allora, care 3 persone che mi seguite, care visualizzazioni, come dice uno, ma io non vi considero visualizzazioni, perché io vi considero amici, vi considero persone che mi seguite. Purtroppo devo tagliare, ho fatto 1 ora e 12 minuti circa. Poi adesso, prima che edito questo video, prima che, cioè, mi metto i sottotitoli e il link e tutto a questo video e all'altro video, purtroppo devo tagliare qua. Poi vedo che se aumentano il numero di spettatori non danno il loro intervento, e io volevo fare questa live, parlare di cose, ma voi di domande me ne fate poche o nulla. Allora vi ringrazio di avermi seguito, di esservi sintonizzati su questa live, ma devo tagliare, anche perché ho altre cose da fare. Metto nel computer
i video consigliati, mi raccomando, quando finirete di vedere questa live, andatevi a vedere il video che consiglio in questo video, quando si trasformerà in video questa live, e nel video che ho caricato di Gastronomia Casareccia. Ma adesso vi saluto, scusami amica De Luna se ti ho messo paura, ma che non voglio che mi si tagli più il wifi mentre sto facendo questa live, quindi taglio adesso per evitare di stare sospeso minuti, e ci rivedremo alla prossima, forse questo pomeriggio. Questo pomeriggio è già pomeriggio, forse questa sera caricherò un video, o forse lo caricherò domani, lo filmerò questa sera o questo pomeriggio, lo caricherò domani, o forse questa sera o questa notte trasmetterò con Spreaker qualcosa, se ci avrò l'ispirazione. Allora, mi spiace lasciare tre persone così, ma questa live è stata alla Carloccia, perché veramente non ha avuto una tematica come le ultime live, e io quando c'è stato critico. Adesso siete in due a seguirmi. Allora, cari due miei telespettatori e amici, vi saluto. Sarà più facile per me finire questa live con zero. E vabbè, sono già 13 minuti, un'ora e 14 minuti. Vediamo, un'ora e 14 minuti. Ciao, ciao, mi raccomando. Già, se no mi ripeto,